Ciao, benvenuti in un altro episodio di Weird Stuff. In questa puntata ragioneremo del mistero della stele Maya che ritrarrebbe un fuciliere Maya. La fotografia che vedete a video è stata scansionata dal bellissimo testo Gli ultimi misteri della Terra, selezione Reader's Digest 1979. La gigantografia fa d'apertura alla quinta parte del libro, dedicata alla nascita e morte di una civiltà. La prodigiosa avventura Maya, pagina 266. Il capitolo è stato scritto da H. Stierling. Il testo, Gli ultimi misteri della Terra, selezione Reader's Digest, ha un approccio scientifico, nonostante abbia molti anni. È certamente un ottimo testo divulgativo. Ad apertura del capitolo c'è appunto questa gigantografia di questa stele Maya nei pressi di Palenque che ritrae un guerriero Maya che impugna la sua arma da guerra. La fanteria Maya era equipaggiata con coltelli di pietra e bastoni di legno a cui erano stati incastrati scaglie di selce ed ossidiana. All'epoca i combattimenti di fanteria avvenivano prendendosi allegramente a bastonate. I bastoni erano potenziati da scaglie d'ossidiana che tagliavano e laceravano, diciamo, pelle e ossa, generando gravi ferite. Questa è la spiegazione scientifica. Ora, ad osservare la stele, però, emergono subito dei dubbi. Il bastone del soldato Maya non è simile ad una mazza da baseball con dei pezzi di ossidiana, ma si notano la presenza nella scultura di almeno tre rami di legno, che renderebbero, diciamo, piuttosto inefficace il tirar mazzate a destra e sinistra. Inoltre, è vero, è puntellata da vari piccoli oggetti che lascerebbero supporre la presenza, appunto, di ossidiana. Inoltre sono presenti degli strani noduli tondi molto grandi. Per la forma del presunto bastone, la presenza di oggetti anomali e forme insolite, oltre a strani simboli scolpiti nella stele, ad un osservatore moderno sorge, a mio avviso, obiettivamente il legittimo dubbio che il soldato Maya fosse stato dotato di un fucile d'assalto moderno. Nell'area 1 le forme ricordano indiscutibilmente la forma di un calcio retrattile di un moderno fucile d'assalto. Nell'area 2 potete notare la forma stondata e l'inclinazione di questa, diciamo, di questa scultura, che sembra ricordare appunto l'impugnatura classica di un moderno fucile d'assalto. Nell'area 3, la forma stondata dell'oggetto posto inferiormente e successivamente all'impugnatura fanno ricordare la forma di un grilletto, puta caso, con tre selettori, proprio tre, sicura, colpo singolo, raffica libera. Eh già. Nell'area 4 la forma stondata dell'oggetto sembra ricordare un caricatore a tamburo montato sul castello dell'arma. La forma stondata è davvero molto simile ai caricatori moderni a tamburo da oltre 100 colpi per i fucili d'assalto moderni. Nell'area 5 si riconosce la forma lineare della canna, che pur tuttavia obiettivamente appare un po' incurvata, ma tutti gli elementi attorno a quello che potrebbero essere, diciamo, come decorazioni intorno alla presunta canna, ecco, la forma delle decorazioni e, diciamo, e la loro distanza tra, diciamo, le varie rigature sembrano ricordare da vicino forme ed intagli dei dissipatori di calore tipici delle impugnature dei moderni fucili d'assalto. Nell'area
nell'area 6, proprio dove dovrebbe uscire la pallottola e quindi anche la fiammata della luce della combustione avvenuta nella camera di scoppio, guarda caso, proprio sulla stele sono state scolpite degli strani ornamenti a forma di foglia, che però potrebbero essere benissimo coincidere in modo perfetto a delle fiamme, confermando quindi l'interpretazione che l'artefatto scolpito nella stele sia un fucile d'assalto, esaltando così la funzionalità dell'oggetto bellico, da cui appunto dalla punta escono fiamme e quindi successivamente i proiettili. Sembra proprio un fucile d'assalto bull up. Infatti, anche se l'estrattore dei bossoli non è perfettamente identificabile in modo univoco, è possibile, diciamo, indicare almeno un paio di zone. Le tre sfere in linea poste dietro l'impugnatura, che lasciano a mio avviso parecchio da pensare, con la raffica burst a tre colpi, con tre palline che sembrano uscire in fila. Oppure c'è anche un piccolo rettangolo posto sopra le tre sfere che potrebbero essere interpretate come feritoia superiore per l'estrazione dei bossoli. C'è da dire che il soldato Maya in posizione di riposo impugna il fucile proprio dalla parte quella che potrebbe essere la canna, esattamente proprio come fanno tutti i soldati delle epoche passate che furono armati di fucile quando erano in posizione di riposo. Il soldato Maya porta una cintura in cui si riconoscono scolpite sulla stele tre parallelepipedi che potrebbero anche rassomigliare a dei caricatori di minore capacità di forma squadrata e quindi diversi dal primo caricatore a tamburo superiore. Ma comunque ci sono queste tre parallelepipedi scolpiti proprio nella cintura, dove esattamente i fucilieri moderni più o meno si portano, diciamo, le munizioni aggiuntive. E non so dire se la Stella Maya rappresenta nella sua scultura veramente un fucile d'assalto alieno donato ai Maya, oppure se si tratta solo di pareidolia, oppure se è solo un'errata interpretazione per un'errata contestualizzazione. C'è però da dire che gli aerei pre-Incas in vari monili sono sicuramente UPART genuini, che indicano un contatto alieno in epoche pregresse in Sud America. Inoltre, non sono poche nella cultura Maya le anomalie socioculturali disperse nella società, tanto che è possibile misurarvi un gradiente alieno che dà esito positivo. E quindi è considerabile, a mio avviso, la cultura Maya nella fase primaria come una cultura umana probabilmente entrata in contatto fugace con alieni che avevano posto una base di prossimità in Sud America. Confrontare con paleocontatti indiretti appendice 7, 8, 9, 10, 11. Ok, per questa puntata è più o meno tutto. Un saluto, ciao, alla prossima.